Adesso il nostro consueto collegamento con la redazione social e per noi c'è Luca Pompei. Buongiorno Luca. Buongiorno Marina, sì, siamo qui per raccontarvi quella che è stata l'ultima puntata della nostra mini inchiesta sui collegamenti dei mezzi pubblici dall'aeroporto d'Abruzzo, una mini inchiesta che ci ha visto parlare, interloquire con il presidente della Saga Vittorio Catone, con i tassisti, e oggi è stata la volta del direttore generale della TUA, Maximilian Di Pasquale, che è stata chiamata in ballo da più persone, a partire da Catone, ma anche dall'assessore comunale di Pescara, Luigi Albore e Mascia, che in questi giorni ci ha contattato per dirci che comunque c'è un lavoro in atto per cercare di migliorare questo aspetto. Ebbene, Di Pasquale, da noi sollecitato, messo alle strette, non ha potuto far altro che annunciare un potenziamento dei collegamenti dall'aeroporto d'Abruzzo per quanto riguarda i mezzi TUA, e anche per quanto riguarda l'accordo che Saga sta stipulando con Trenitalia per le navette aeroporto stazione, ha ricordato Di Pasquale, i mezzi sono messi a disposizione proprio dalla nostra azienda. Dunque si dovrebbe entrare a regime in autunno. Di Pasquale ha assicurato che ci sarà da questo punto di vista un potenziamento per cercare di risolvere un problema annoso, Marina, quello che si trovano ad affrontare i tanti viaggiatori che atterrano all'aeroporto d'Abruzzo di Pescara ma non trovano mezzi pubblici sufficienti per poter arrivare in città, qualunque sia Pescara ma anche altre città dell'area metropolitana. Staremo a vedere, noi continueremo a vigilare da questo punto di vista fino a quando non otterremo i risultati auspicati. Intanto abbiamo aperto, come si suol dire, il file e cercheremo di vigilare anche nel prossimo futuro su questa vicenda. A te, Marina.